Angerelli cerca di inserimento di Schelotto, una gran palla, Schelotto contro Tabiani, abbastanza stanco l'argentino, ancora lui, Schelotto prova un gran destro, che gol! Un gol bellissimo a girare sul secondo palo. Il tocco di Do Prado in contropiede per il Cesena, il dialogo con Schelotto che si presenta al limite dell'area, la sua rasoiata esce di un centimetro, brividi per Giorgio Frezzolini, portiere dell'Ascoli, si salva però la sua porta con Schelotto che sceglie la soluzione. Schelotto con la sua velocità, servito lungo da Parolo. Ancora Schelotto in area di rigore, il dribbling da Nisse mette dentro, Schelotto per comprovare il destro, la finta, ancora Schelotto va sul fondo, mette dentro, corto, il colpo di tacco di Bucchi! Mattias Ezechiel Schelotto, eccolo qua, che va a ricevere il pallone di ritorno di De Pelvis, Schelotto! Per il Cesena, 5 gare senza segnare per la Salernitana, stanno i numeri, la storia di questo match e di questo inizio di stagione per le squadre di Bisoli e Cari, e la Cesena che dopo 7 minuti va in vantaggio con Mattias Ezechiel Schelotto, scelta di Pollito, al 12° minuto l'azione di Do Prado sulla sinistra, il cross al centro, ancora lui, ancora Schelotto, doppietta dell'argentino, sono 3 in campionato, dopo 12 minuti la gara è già in discesa per la squadra di Pinesce, per la Salernitana che ha anche l'opportunità di andare sul 4-0, ancora con Schelotto, sfiora il terzo gol in questa partita per il Cesena. Fortissimo. 22 secondi bastano a Schelotto per trovare la fuga giusta e il gol. 2-1 e ancora ancora situazioni molto interessanti come questa di Schelotto che cerca l'angolo alla sinistra del portiere ma non lo trova. Vedi il campo, qui è Schelotto, impadronisce il pallone a saltare due avversari, poi fa partire il destro avvertita da parte di Rosetti. Schelotto prova ad andare via, il pallone per Do Prado. Molto meglio nella ripresa Cellini sulla corsia, il suo cross sul secondo palo, Lanner anticipato dalla chiusura di Schelotto che oggi festeggiava la convocazione in Under 21, finisce 0-0. Continua a sinistra lo show di Giaccherini, altro cross interessante, questa volta è Schelotto a essere anticipato da ancora Giaccherini, osserva il piazzamento dei compagni in area, il pallone per Schelotto che batte Sicignano per la terza volta. Se vedete solo immagini in bianco e nero non chiamate tecnico, non è Schelotto, sta salendo Segarelli in sovrapposizione, prova con il sinistro Schelotto ed è un gran tiro che Rosati smanaccia in questo momento. Pallone arretrato, c'è Do Prado che lo piazza! Do Prado, grande gol, 2-0 Cesena! Grandissima azione! Attenzione, intanto Bucchi in posizione regolare! Bucchi va, Bucchi con il destro! Cesena dilaga nel finale di tempo con Schelotto, schierato anche quest'oggi, mascherato sulla corsia di destra in difesa, ancora Parolo dal disco di rigore a siglare il 3-0 a chiudere la partita. Solo Cesena che dopo appena 2 minuti e mezzo prova il gol dell'1-1 e cross di Schelotto tutto solo davanti alla portiere Antonioli, portiere meno battuto del campionato con appena 16 reti incassate. La risposta del Cesena arriva con questo cross in finale di tempo di Schelotto per Greco che è tutto a più con Polito. Cesena va vicino al gol al quarto d'ora con questo bel cross per Schelotto che inquadra quasi il croce di pari. Polito era praticamente anche di Schelotto ed è proprio Schelotto che mette dentro, assist al bacio per Milan Djuric e per il bosniaco il gol del 3-1, ancora l'esultanza di Bisoli. Cesena di Bisoli che vince al Rigamonti contro il Brescia, primo tempo poco occasioni, la prima al 22° con Schelotto che con il sinistro crea qualche problema ad Arcari. Romagnoli trovano subito il gol. Dopo meno di 2 minuti Giaccherini va via da Antonazzo sulla sinistra e mette in mezzo dove Schelotto trova un gioiello di tacco che sorprende Tosto e Bassi. Stupendo il quinto gol in campionato del laterale italo-argentino che non segnava dal 5 dicembre scorso. La gara di nuovo
Schelotto, traversa incredibile.